26 ottobre 2013, bocchetta delle vacche 2224, con partenza dalla frazione Villa Superiore di Rimella, Villa Superiore di Rimella. Qui siamo in Valsesia. Allora lì è la cima Altenberg, dove noi saliremo, ecco lì. Allora, noi siamo saliti su questo ripido pendio, guardate che bellissimo paesaggio. Là in fondo c'è il traverso del sentiero che abbiamo effettuato. Noi siamo scesi siamo saliti da là sotto. Allora, qui siamo partiti a 1300, qui siamo a 1224. 2224. Il tempo impiegato 1 ora 40. Adesso scenderemo leggermente e poi saliremo sopra là, a dopo. Continuo la gita, ecco Corrado sulla cima dell'Altenberg, 2394. Allora, dopo aver passato, allora lì vedete tutto il lungo traverso che abbiamo effettuato, partendo dall'Alpe Superiore di Rimello, siamo passati al Colle della Vacca. Bocchetta delle vacche. Poi scendendo dietro qui una cinquantina di metri siamo risaliti qui su un ripido pendio, ecco qui l'arrivo di questa vetta. Allora lì c'è un laghetto, c'è un piccolo bivacco. Allora qui c'è la vera vetta, cima Altenberg. Allora lì vediamo in lontananza il Corno Bianco. Sulla destra, quali sono quelli lì, Corrado? Tutti quelli lì. Ma le punte basse? No, quelle alte. È rosa. Tutto il Monte Rosa, poi lì andiamo sui 4000 della Svizzera, cosa c'è? L'Allinor, il... Alpübel Dom Taschor. Dom Taschor, l'Alpübel. Allora, di qua, dietro la croce, abbiamo il Monte Leone. Qui c'è... Cima Lago, Capezzone, Montagna Ronda. Ecco, Cima Lago, Capezzone, Montagna Ronda. La giornata è così così, manca solo il sole. Qui c'è una lunga cresta che porta poi, diciamo, al bocchetto di Rimella, al colle di Rimella. Ma noi sceglieremo il lago e faremo le baite per salire là quel colle. In anello chiuderemo questa gita. No, Corrado. Ottobre 2013, in compagnia dell'amico Corrado sulla cima Altenberg 2394. Mando i saluti con partenza da Alpe Superiore di Rimella in 2 ore e 10. Alpe Villa Superiore. Villa Superiore. E alla prossima. Ecco l'ultima panoramica dal monte Altenberg. Ecco Corrado. Qui c'è il laghetto con il piccolo bivacco. Lì c'è il colle di Rimella. Ok. Lì c'è tutta la via di salita. E come vedete, ecco i pendii che sono ripidissimi. Bon, con questa immagine chiudiamo questa bella gita e diamo appuntamento con l'inquadratura del Rosa alla prossima. Continua la gita dopo aver salito Altenberg, eccolo là con la croce. Siamo scesi nel versante opposto, qui siamo al bivacco a Belletraglio, 2100 metri. Qui sulla sua destra c'è la cima Capezzone, qui dietro c'è il lago, eccolo qua, il laghetto, inquadro il laghetto, eccolo lì, c'è una comitiva. Allora, Altenberg, eccolo là con la croce, la discesa è su ripidi pendii. Allora qui c'è il laghetto, qui c'è il bivacco, noi faremo un giro anello tra il colle di Rimella
Allora, ecco qui il bivacco, qui ci sono le segnalettiche, adesso Corrado mi fa ancora un piccolo... Allora, lì c'è tutto il sentiero che porterà al colle di Rimella, no? Sì, più o meno. Più o meno. Bocchetta. Bocchetta. Dal bivacco a Bele Traio, 2100 metri, sotto il capezzone, saluto e ringrazio Corrado di questa bella gita e spero di dare appuntamento alla prossima. Continuo la gita, qui siamo alla bocchetta di Rimello, 1924. Ecco lì la croce, qui c'è la bocchetta, qui c'è la targa, ecco qua la targa. Allora, qui c'è il colle, noi abbiamo, siamo scesi un lungo anello nel, vedete, dalla Valle Strona, scendendo dall'Altenberger, giù al bivacco, come si chiama? Traglio, per Alpe Capezzone e Alpe Calzino, con un lungo traverso, vedete, siamo saliti qui a questa bocchetta, qui c'è la cresta, dicevo, là in fondo c'è la cima Capezzone, qui c'è la bocchetta con la croce. Allora, vedete, qui c'è Corrado, qui c'è tutta la cresta che porta all'Altenberg. Allora, qui tutto il vallone lunghissimo. E invece da questo lato vediamo il Monte Cappio, eccolo lì. Noi scenderemo di qua per Rimella. Quindi dopo aver fatto un lungo anello, là c'è il Monte Rosa e niente da fare, qui c'è tutto il sentiero di cresta pure tracciato. E con questa immagine di questi bei colori autunnali di questa cresta che porta al Monte Cappio e il saluto dell'amico Corrado. Chiudiamo la gita e un arrivederci con il primo piano del Monte Rosa, alla prossima!